governo. La Lega è una forza politica che ha sempre puntato alla valorizzazione dei territori, in particolare in realtà più piccole, dove le distanze e i disagi del trasporto rendono la vita più difficile, ma dove per contro le identità e il senso di appartenenza sono più forti e radicati. In quest'aula molti, come la sottoscritta, provengono da province montane, in cui vivere nelle valli comporta sacrifici per chi ha un'azienda e un dipendente ed è costretto a svegliare all'alba per raggiungere il posto di lavoro. Allo stesso modo anche gli studenti sono obbligati a lunghi viaggi, talvolta fin dall'elementare, per arrivare a scuola. Ecco, vivere su una piccola isola è ancora più difficile che abitare in un paesino dell'Alta Val Brembana o della Val Camonica, visto che devi dipendere da mezzi altrui, pubblici o privati che sia, come i traghetti. Per questo riteniamo doveroso che questo Parlamento cerchi di mettere a disposizione degli strumenti finanziari e normativi che vadano a ridurre i disagi che i residenti delle isole minori devono affrontare quotidianamente. Così come per la montagna, anche per le piccole isole è fondamentale evitare lo spopolamento se si vuole tutelare nel miglior dei modi il territorio. Tutelarlo anche dal punto di vista ambientale, e non è una contraddizione, anzi, perché così come diciamo che la montagna è in primis di chi in montagna ci vive, allo stesso modo le isole sono in primis degli isolani. Non dobbiamo infatti dimenticare che quelli che per chi vive in città sono gesti banalmente quotidiani, per chi risiede alle Eolie o alle Tremiti sono operazioni molto complicate. Pensiamo ai 24 alunni della multiclasse di Linosa, costretti a lezioni in videoconferenza perché non ci sono più insegnanti sull'isola. O pensiamo a un giovane di Panarea che vuole vedere un film al cinema ma per arrivarci deve farsi 2 ore di traghetto e restare tutta la notte a Milazzo per poter tornare la mattina dopo. Oppure una squadra di calcio di ragazzini di Ponza che vuole disputare un campionato. Sulla pagina Facebook della Polisportiva di Ponza ho letto questo commento che mi ha colpito. Noi parliamo e scriviamo, ma ogni anno a Ponza d'inverno c'è meno gente. Se l'altro anno c'erano 10 ragazzi, oggi ce ne sono 7. Quelli che ci sono vivono in uno stato di torpore che li porta a isolarsi come d'altronde i loro familiari, che abituati all'inettitudine sociale cercano di inventarsi da soli qualcosa da fare. Passeggiare per la panoramica, oppure comprarsi una bicicletta, oppure un tapis roulant. C'è chi tenta di farsi una palestra in casa, ma difficilmente riuscirà ad aggregare amici. Finalmente per alcuni arriva il periodo di caccia e quei dei calamari, la sera alle carte. Se non si capisce che siamo diventati 4 gatti, non si comprenderà mai come risolvere i problemi. Ecco perché riteniamo che queste isole meritino una legge ad hoc, non solo per aiutare dal punto di vista sociale ed economico, ma anche per il loro valore naturalistico e ambientale, unico e importantissimo. Ma come dicevo prima, anche per l'aspetto culturale ed identitario che deve essere prima tutelato e poi valorizzato. Fatta questa doverosa premessa, ci teniamo a sottolineare con nostra soddisfazione per la lungimiranza della 13ª Commissione, che ha compreso all'interno dell'articolo 1 della legge anche le isole lacustri e lagunari. Una giunta importante che riprende il DDL 757 a firma Briziarelli, che mi permette di ringraziare per il suo impegno al riguardo, soffermandomi in particolare sulle isole lacustri. Se è pur vero che il loro numero è limitato, è altresì doveroso sottolinearne l'importanza dal punto di vista turistico, culturale e paesaggistico. A tal fine non si può non citare l'esempio di Montisola sul lago d'Iseo, la più grande isola lacustre d'Europa, abitata da 1740 persone, balzata agli onori della cronaca internazionale nell'estate 2016, quando grazie all'installazione artistica di Floating Piers dello scultore Christo ha richiamato ben 1,5 milioni di visitatori da tutto il mondo in 20 giorni. Altra meta turistica importante sono le isole Borromeo sul Lago Maggiore, su cui sbarcano ogni anno decine di migliaia di visitatori per ammirare i giardini e le dimore storiche che le caratterizzano. Queste isole, analogamente a quelle marine, hanno esigenze di carattere economico e territoriale che richiedono una profonda analisi e una revisione dell'attuale disciplina con una regolamentazione ad hoc. Il progetto di legge 497 della senatrice Moronese va in questo senso ed è un aspetto positivo che ci trova concordi, ma considerava nella sua versione originaria unicamente le isole minori degli arcipelagi marini. Sarebbe stata una grave disparità di trattamento non comprendere anche le isole lacustri, visto che l'eliminazione delle sperequazioni che spesso rendono la vita meno agiata sulle piccole isole e il potenziamento delle piccole delle politiche dei trasporti e collegamenti, l'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, l'efficientamento dei servizi locali, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistici, nonché l'assistenza di protezione civile e sanitaria, finalità che si possono leggere nelle relazioni ai progetti di legge presentati, non dipendono certo se l'acqua è salata o dolce. Si tenga anche conto che la parte finanziaria di questa legge, con l'inclusione delle isole lacustri,
non subirà particolari modifiche, visto che in Italia sono pochissime. Sono solo 7 quelle abitate, comprese nell'allegato elenco, con una popolazione complessivamente inferiore ai 2.000 abitanti per una superficie totale di neanche 14 metri quadrati. Pur essendo poche, interessando pochi abitanti, devono essere degne di attenzione per la loro valenza turistica, storica ed economica e non meritano certo l'umiliazione di essere dimenticate. Viste queste premesse, ribadiamo la nostra soddisfazione per non aver escluso le isole lacustri, oltre a quelle lagunari. Esprimiamo apprezzamento per questa legge, ringraziamo la senatrice Moronese, il senatore De Poli e il senatore Ferrazzi come primi firmatari dei disegni di legge collegati e il signor Brizzarelli del gruppo Lega Salvini Premiers, Partito Sardo d'Azione, per aver posto l'attenzione verso le isole dei laghi italiani con la sua proposta di legge. Grazie. Grazie senatrice Pergreffi. È iscritto a parlare il senatore De Poli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Con il presente disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea si compie un passo